Are you a beginner learning Italian? Do you have trouble forming your own sentences? This video is for you. Keep watching! Ciao, sono Anna, questo è My Italian Circle. Today I will help you form sentences in Italian. We'll practice a simple but useful structure. C'è, ci sono, there is, there are. And we'll learn some new words. I will show you some photographs and you will have to tell me what you see. This way you will also improve your listening skills. My questions will stay on the screen to help you with the new words. Remember to answer out loud. Then listen to my answers and repeat them. The secret is to speak out loud to get more confidence with Italian words. I will keep English to a minimum and I will speak in Italian as much as possible. Are you ready? Here we go! Pronti? Via! Dimmi cosa vedi. Libreria. Libro. Molto. Poco. Topo. Gatto. Guarda. Rispondi. Ancora. Adesso. Ecco la mia libreria. C'è molta confusione. Cosa significa c'è? C'è significa there is e ci sono significa there are. Guarda. Nella libreria ci sono molti libri. Guarda e rispondi e segui il modello della frase. Cosa c'è esattamente nella libreria? Nella libreria ci sono libri, gatti e topi. Quanti libri ci sono nella libreria? Molti o pochi? Nella libreria ci sono molti libri. Quanti topi ci sono? Guarda e rispondi. Nella libreria ci sono due topi. Quanti gatti ci sono nella libreria? Nella libreria ci sono tre gatti. Tre gatti? Uno, due, tre. Guarda ancora. Adesso nella libreria ci sono quattro gatti. Sei bravo con i dettagli? Do you have an eye for detail? Quanti libri in orizzontale ci sono in questa fotografia? Conta e rispondi. Nella libreria ci sono 14 libri in orizzontale. Guarda ancora. Quanti libri di J.K. Rowling ci sono? Scrivimelo nei commenti. E adesso rispondi a queste domande. Nella libreria ci sono cani? No, nella libreria non ci sono cani. Nella libreria ci sono pochi libri? No, nella libreria ci sono molti libri. Nella libreria ci sono topi? Sì, ci sono due topi, topolino e un topo. C'è? O non c'è? Diverso. Cosa?
papera gialla, matite colorate, paio di occhiali, chiavi, tazza, moneta, coniglio bianco, confezione di caramelle. Guarda questa fotografia. Ci sono tante cose diverse. Ci sono tanti oggetti diversi. Guarda con attenzione e rispondi alle mie domande. C'è una papera gialla? Sì, c'è. C'è una papera gialla. C'è un CD? Sì, c'è. C'è un CD. Ci sono delle matite colorate? Sì, ci sono. Ci sono delle matite colorate. C'è un paio di occhiali? Sì, c'è. C'è un paio di occhiali. C'è un dizionario di cinese? No, non c'è. Non c'è un dizionario di cinese. C'è una sardina? Sì, c'è. C'è una sardina. Ci sono le chiavi della macchina? Sì, ci sono. Ci sono le chiavi della macchina. C'è la mia tazza preferita? No, non c'è. Non c'è la mia tazza preferita. C'è una moneta da un euro? No, non c'è una moneta da un euro. C'è una moneta da 2 euro. C'è una confezione di caramelle con 2 conigli bianchi? Sì, c'è. C'è una confezione di caramelle con 2 conigli bianchi. C'è Tenten? No, non c'è. Non c'è Tenten. Ora andiamo avanti. Now let's move on. By now it should be easy for you to translate there is and there are in Italian. One more little exercise to make you even more confident. Ho perso le chiavi. Ho un problema. Ho perso le chiavi della macchina. I lost my car keys. Guarda bene. Qui ci sono e qui non ci sono. Non ci sono più. Aiutami a trovarle. Help me find them. Guardiamo insieme. Ci sono le mie chiavi qui? Tu cosa rispondi? No, non ci sono. Guardiamo qui. Ci sono le chiavi? No, qui non ci sono. Guardiamo in questo cassetto. Forse sono qui. Cosa c'è in questo cassetto? Leggi le parole e rispondi. Cartolina, busta, evidenziatore, astuccio, blocco note, penna USB. Nel cassetto ci sono 2 cartoline, una busta, 2 evidenziatori,
un astuccio, un blocco note e 3 penne USB. E le chiavi della macchina? Ci sono? No, non ci sono. Guardiamo qui. Vedi le chiavi? No, io non le vedo. Non ci sono. E qui? Vedi le chiavi della macchina? Guarda bene. No, non ci sono. Qui ci sono solo libri. Dove sono le chiavi? Io non lo so. Tu lo sai? Guardiamo ancora. Aiutami a trovare le chiavi della macchina e scrivi nei commenti dove sono. Per esempio puoi scrivere: le chiavi della macchina sono nella fotografia numero... Attenzione! Scrivi la frase completa. Write the full sentence. It's important. Questo è tutto per oggi, that's all for today. It should be now easier for you to form simple sentences in Italian. Tell me, did you enjoy this exercise? Did you enjoy speaking Italian? Did it feel good? Let me know in the comments. And ci vediamo mercoledì prossimo. Ti aspetto.